Film che sogniamo la notte. Nelle mie fantasie c'era questa famiglia, i Mazzoni da Fiumicino, con due figli fragilissimi, buonissimi. Era il desiderio di raccontare l'emancipazione di due fratelli nati da una famiglia malata, tossica, disfunzionale. E questo percorso di emancipazione è molto duro, molto difficile, molto lungo. C'è chi nella vita riesce a emanciparsi subito, c'è chi invece si emancipa magari a 40 anni, 50, c'è chi non si emancipa mai. Quindi è un percorso difficile, soprattutto è difficile quando nasci da una famiglia dove sei trascurato, una famiglia di abusi, di vessazioni con questi genitori che sono una specie di mostro a due teste che divorano i figli, quindi indeboliscono i figli. È un po' come il rapporto tra vittime e carnefici, no? Le vittime proteggono i loro carnefici, e in questo caso questi due anime buone, perché sono buone, proteggono i loro genitori, li proteggono davanti agli altri, dove tutti vivono in una specie di autoinganno. I Mazzoni fanno di tutto per e nutrire i loro interessi. La mamma ossessiva fa di tutto per avere vicino a sé questo figlio, questo fiore uscito dall'asfalto, bellissimo, dove lei lo imbocca a botte di medicina per tenerselo, amore disturbato, morboso, lo tocca. E così il padre Max fa di tutto per denigrarlo e allo stesso tempo sfrutta la figlia che lavora nel cinema perché lui vuole diventare una star della televisione, perché è mitomane, perché è pazzo. Ma mi piaceva l'idea, ci piaceva l'idea di mettere due mondi a confronto: il mondo di Bruno, un professore di agronomia intellettuale che abita a Piazza Vittorio, e mettere in confronto con i Mazzoni di Fiumicino, che hanno un altro tipo di vita, un'altra cultura, anzi la sottocultura dei Mazzoni, gente inattrezzata a vivere. Quindi mi piaceva anche l'idea di mettere due mondi a confronto, la sinistra, diciamo, di Bruno e la destra dei Mazzoni. In più un percorso psichiatrico, perché nella linea di tutti i personaggi che poi ho fatto, mi è sempre interessato raccontare le persone fragili, le persone deboli, le persone difettate, le persone nate storte con delle peculiarità mentali, perché sono le persone che in realtà non si guardano alle spalle, che non riescono a vivere in questo mondo e quindi intraprendono percorsi di psicoterapia. È una cosa che mi affascina da sempre, è come accendere un faro su chi si alza la mattina avendo dei moscerini nella testa, si alza già stanco, perché l'infelicità rende stanchi, stanchi di testa, stanchi fisicamente, depressi. Invece la felicità che dura un attimo ti accende, da non confondere con l'euforia che poi è un'altra cosa. Quindi l'infelicità può durare a lungo e questo film mi piacerebbe molto che parlasse, mi piacerebbe che riuscisse a condividere qualcosa con lo spettatore sulla questione dell'emancipazione, dello staccarsi dalle famiglie disturbate, di andare via, di avere il coraggio e di riuscire anche in qualche modo a intercettare la malattia, perché la malattia spesso, la morbosità, l'incuria è molto vicina a noi e bisogna subito magari ribellarsi, avere il coraggio di emanciparsi, di scappare al più presto, ecco. Quindi ho avuto la faccia tosta di mettermi lì e dire lo voglio dirigere. E perché lo volevo raccontare come io in realtà lo vedevo, come vedevo i Mazzoni. Io li ho sempre immaginati con quei vestiti. Abbiamo fatto un lavoro con la costumista molto bello dove lei ha cercato di definirmi, ma dove questi abiti non sono mai ingombranti. Ho avuto la fortuna che alle luci c'era il grande Bigazzi.
dove ha fatto una luce meravigliosa. E io volevo questi visi pallidi, il pallore di chi sta male, di questi personaggi che sono totalmente angosciati. E poi perché ho avuto la fortuna di interpretare personaggi formidabili in dei film indimenticabili negli ultimi anni. Sono stata molto fortunata, molto grata ai registi, però avevo voglia di mettermi in gioco, perché io penso che questo è un lavoro anche fatto sempre di sfide. Bisogna affrontare le cose, soprattutto se dentro senti che hai voglia di fare una cosa. Lei, Desiree, si emancipa dal momento in cui salva il fratello, perché spesso quando siamo depressi, stanchi, pensiamo sempre a noi stessi, no? Ci guardiamo sempre dentro. Lei inizia a emanciparsi, ma inizia a guardare qualcun altro. Aiutando gli altri riesci sicuramente a crescere, a fortificarti. Ma non mi ricordo l'altra domanda. Qual era? Il tuo momento. In che cosa appunto lei è diversa dalle altre donne che spesso ha interpretato così, fragili, con problemi, eccetera? Io qui invece la trovo con una grande forza. E appunto corrisponde al tuo momento, forse anche di vita, di raggiungimento di maturità, insomma, il momento tuo. Lei parte che appunto noi la vediamo vessata, fragile, infelice, perché in Desiree c'è una forte infelicità e angoscia, c'è l'angoscia di vivere. E sicuramente ho portato dentro tutti i personaggi, tutte quelle donne che ho interpretato. Io ho un debole, mi piace flirtare con i personaggi fragili, mi piace accendere un faro, mi piace raccontare le debolezze umane, le peculiarità mentali. Poi sicuramente dopo acquisisce coraggio, acquisisce forza, perché comunque sul treno quel fratello ce l'ha messo lei, non ce l'ha messo il padre, non ce l'ha messo la madre, non ce l'ha messo Bruno, che parlava a lei come una radio. Quindi e prende autostima, è affranta, stanca, quasi si accascia, quasi gli viene da svenire, ma una cosa l'ha fatta, su quel famoso treno ce l'ha messa lei. Quindi comunque diventa, se l'immagino adesso, immagino che Claudio sta nel suo centro di recupero ed è quasi guarito, Desiree pure, ha ripreso a lavorare, e immagino anche che ha intrapreso un percorso di psicoterapia. Mi stimola, per come sono fatta mi stimola, perché oggi, sai, il cinema, le serie, io ho avuto la fortuna di andare a Berlino con una serie molto importante, The Good Mothers, dove abbiamo anche vinto l'orso, e io penso che le storie sono belle, che siano fatte divise in serie, come un lungo romanzo, o fatte per il cinema, non cambia, se sono belli personaggi, sono belle storie, oggi c'è più opportunità, e questa opportunità che c'è in più dà lavoro a tante altre persone, quindi è molto importante come periodo storico, perché c'è il cinema, c'è la televisione, ci sono le serie, ci sono tante piattaforme. Abbiamo molte opportunità, ai nostri ragazzi l'opportunità di vedere tanti, tanti film, però i festival, fatemelo dire, rimangono i festival, sono così emozionanti, sono delle giornate incredibili, e la bellezza di stare qui a Venezia è veramente un'opportunità grande. Ringrazio veramente per l'opportunità Barbera e la mostra che ci ha accolto e che ci vuole bene e che ci sta volendo bene.